Il governo Gentiloni, il ministro Delrio, hanno rifinanziato il fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private per 180 milioni di euro. Alle Marche spettano 11,3 milioni di euro. È un risultato straordinario perché il fondo non veniva finanziato dal 2003. L'ultimo finanziamento che c'è stato fu interrotto dal governo Berlusconi. La Regione Marche ha finanziato il fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private fino al 2014, poi ovviamente con il cambio i fondi non ci sono più stati. È un risultato straordinario che ci ha visti impegnati anche come Regione, come Consiglio regionale. Ecco, lei soprattutto è stato relatore e anche firmatario di una mozione proprio per spingere il governo a sbloccare questa situazione. Sì, abbiamo fatto una discussione in aula in Consiglio regionale nel mese di settembre ed è stata approvata una mozione di cui sono non solo firmatario ma sono stato relatore in aula, perché questo è un tema che mi è stato particolarmente a cuore.